Sgarbi, è criminale pagare le tasse per i redditi di cittadinanza. Ti faccio sentire Sgarbone. Ritengo criminale pagare le tasse a uno Stato incapace di spenderle se non regalando soldi a dei disoccupati. Cioè, se io do il denaro che ho guadagnato per pagare il reddito di cittadinanza a 780.000 incapaci, preferisco non pagarle. Di Maio, senti che dice, stare con una sola donna è da sfigati. C'è un mondo di gente, perché Di Maio ci fa la foto? Perché Di Maio ci fa la foto con la fidanzata? A questo punto. Ma quello è vero, perché pensa che gli porti dei voti, perché quell'altro ha trovato quell'altra, cioè sono talmente ingenui che non sanno che o la figa è tanta e vali, ma se una per volta sei uno sfigatello, cioè che te ne fai con una sola? Poi hai delle quantità industriali come te e come me, allora siamo affollati, no, ma una zero. Sola chi è? Che ci fai con una figa sola? E anche tu. Lo una figa buono. Sola per niente. Senti Porro, e con certo. La moglie, con la moglie a casa. Corandello a casa. Corandello, la signora che io conosco, no. Persona di, straordinaria peraltro. Io non sono pieno di figa. Quando io il signor Porro ritorna a casa, apre, no? Con la chiave lì trova cosa nella porta. Poi dice e che Di Maio si è fatto fare le foto per nascondere la sua omosessualità, dice Sgarbi. Porro è integerrimo, io lo conosco benissimo, integerrimo. Non mi pronuncio. No. Non mi pronuncio, ho detto. Beh, ho detto che è integerrimo, io lo conosco benissimo. Io ho detto non mi pronuncio. Ma tu, io non metto la mano sul fuoco di nessuno. Io su Porro non solo metto una mano. No. Ma io su Porro metto. No, ma adesso quello perché. Senti, metto tutto il corpo perché ne sono straconvinto. Io non metto la mano per nessuno. Con una, ma l'hai vista poi quella lingua in bocca, una cosa. Per nascondere la sua non impossibile omosessualità. Che no, è determinata proprio dal suo fighettismo. No, per parlare da fighetto così non è credibile, non è credibile. No. Sgarbi, scusi, Sgarbi, che sta facendo? Sì, morto di sonno, cadavere. Con chi ce l'ha? Parlo con la zanzara, che c'è uno che mi offende, così faccio una cosa in... Cioè lei fa una doppia con... Cioè, allora, sta con noi, fa l'ospite da noi, ma fa l'ospite anche da un'altra parte. Quindi, no. Ho patito un'aggressione fascista. Morto di sonno. Cadavere. Con chi ce l'ha? Momento indimenticabile. Allora, due paroline prima di andare a Ilaria da...